Buongiorno a tutti, possiamo accomodarci così iniziamo. L'incontro di oggi è portatore di una novità, perché la ricerca che sarà presentata è una ricerca assolutamente inedita sull'Unione Buddista Italiana, sul buddismo in Italia, un rapporto che è stato scritto, analizzato, studiato, preparato con più di 300 interviste da 9 docenti universitari tra l'Università di Padova e l'Università di Torino. I responsabili scientifici sono Giuseppe Giordan, che è qui alla mia destra, Stefania Palmisano e Pierluigi Zoccatelli, il gruppo di lavoro Olga Brescaia, Marco Castagnetti, Matteo Di Placido, Marco Guglielmi, Martina Mignardi, Stefano Sbalchiero. Ecco, ho voluto citare questi nomi uno per uno perché il lavoro è veramente interessante e in questo inizio, ecco, vorrei semplicemente limitarmi, senza spoilerare le conclusioni dell'inchiesta, del rapporto, e prima di dare la parola al presidente dell'Unione Buddista Italiana, Filippo Scianna, a tre considerazioni, tre piccoli temi che vorrei evidenziare, anche se piccoli non sono, su cui la ricerca esprime non solo valutazioni, ma tutta la pienezza della sfida del tempo che viviamo. La questione della religione oggi e del pluralismo religioso, che si incrocia ovviamente con la questione dello spirituale e del sacro nell'attuale stagione contemporanea che viviamo. Il secondo tema è sicuramente la questione della ricerca di un senso della vita e della felicità in un periodo che è, come sappiamo, caratterizzato da una profonda insicurezza per il ritorno della guerra, per la trasformazione anche digitale che mette in discussione identità professionali, lavori, e per la sfida di custodire e difendere l'ambiente. Insieme ovviamente alla sfida dei diritti umani e delle nuove sensibilità che maturano nella società rispetto ai temi della vita e della morte, della relazione, della sofferenza, della gioia. Il terzo tema è la questione del dialogo, anche interreligioso, per costruire senso di comunità, per costruire futuro. Il dialogo, e questo la ricerca lo affronta con molta forza, deve poter realizzarsi attraverso la conoscenza reciproca. E spesso invece questa conoscenza delle religioni nel nostro paese, nel dialogo anche tra le religioni, tra credenti, questa conoscenza reciproca spesso non c'è. Ci sono ancora molti stereotipi, molti luoghi comuni, che quindi possono essere strumentalizzati da vari interessi in gioco, no, rispetto al tema del confronto tra le religioni. Ecco, questa ricerca, mi permetto di dire, aiuta a superare molti di questi stereotipi e aiuta soprattutto a indicarci questo metodo della conoscenza reciproca per implementare il dialogo. Ecco, adesso darei subito in questa cornice la parola al presidente dell'Unione Buddista Italiana, Filippo Scianna, per il suo saluto. Buongiorno a tutte le autorità religiose presenti, ai rappresentanti delle istituzioni, ai rappresentanti del mondo accademico, ai gentili relatori che seguiranno questi miei saluti, e un saluto anche a tutti i delegati dei centri presenti qui oggi in questa prestigiosa cornice. E un saluto anche a chi segue o seguirà da remoto questo evento.
Allora, come diceva il dottor Damasio, siamo qui oggi per condividere i risultati di una ricerca che segna in qualche maniera una tappa importante nella comprensione del buddismo nel contesto sociale e culturale italiano. Allora, va da sé, come doverosa premessa, che non si può confinare il buddismo all'interno di nessun perimetro cognitivo o culturale. Troppo vasto e profondo è quel messaggio che si è naturalmente prestato a interpretazioni, commenti e più in generale a scambi con i diversi contesti sociali in cui si è progressivamente radicato nel corso dei millenni. Detto ciò, questa ricerca, frutto della collaborazione con due prestigiose università e guidata dai professori Giordano, Palmisano e Zoccatelli, che non smetterò mai di ringraziare, e peraltro da un team di appassionati, direi, ricercatori, non solo ci permette di mappare la presenza buddista nel nostro paese, ma ci consente, dopo direi una cinquantina di anni di presenza buddista organizzata nel nostro paese, alle soglie dei 40 anni della storia dell'Unione Buddista Italiana, di cogliere quelle che sono le questioni legate alla visione, alla percezione di chi ha intrapreso il percorso del Buddha Dharma, così come di coloro che guardano a questa tradizione con occhi più distaccati, banalmente perché non sono buddisti. Una fotografia, in sintesi, che il tempo certo ritoccherà, se non altro in ossequio a un principio di impermanenza così caro al buddismo, ma che ci dice molto di quella che è una percezione delle diverse tipologie di categorie intervistate. Ed ecco allora che attraverso metodi qualitativi e quantitativi, di cui poi ci dirà il professor Giordano, sono state raccolte testimonianze e dati che rivelano come il buddismo in Italia sia certo una pratica spirituale di ricerca interiore, ma anche un cammino di vita che interseca profondamente le questioni moderne, dalla politica, all'ambiente, ai diritti umani, dell'educazione, alla cura, riflettendo anche le profonde trasformazioni in atto nella società. Una ricerca che ci permette di esplorare la ricchezza e la diversità del buddismo in Italia, rivelando come esso si stia adattando alla nostra società, interagendo con le sue dinamiche interne e rispondendo alle diverse sfide della contemporaneità. Questa è peraltro una caratteristica del buddismo in ogni tempo, una capacità di plasmarsi ai contesti che incrocia, non per questioni di compromesso, bensì per il carattere non dogmatico che porta con sé. Diversi focus della ricerca, l'esplorazione delle variabili sociodemografiche dei partecipanti ai centri UBI, come età, genere, livello di istruzione, per poi spostare l'attenzione sulla visione della vita, il rapporto con la religione e gli aspetti motivazionali che stanno alla base della frequentazione delle attività dei centri. La ricerca ha offerto inoltre una panoramica sul buddismo non afferente all'UBI, esaminando il radicamento delle principali organizzazioni buddiste nella penisola e analizzando anche il buddismo etnico, ovvero quelle realtà buddiste frequentate dagli immigrati che riproducono un determinato patrimonio culturale all'interno della nostra nazione. La mappatura del buddismo non ubi ha rivelato una galassia di tradizioni e pratiche. Questa diversità da una parte testimonia la ricchezza del buddismo in Italia, dall'altro lato pone le basi per future esplorazioni e dialoghi tra differenti scuole di pensiero. Un altro aspetto importante, lo accennava il dottor Damasio, è stata l'esplorazione di pregiudizi o conoscenze approssimative del buddismo, tra in particolare il pubblico non buddista, nonché l'identificazione delle conoscenze e attitudini nei confronti di questa realtà, evidenziandosi comunque una crescente curiosità in positivo verso questa tradizione. Come comprenderete, il valore di questa ricerca sta nella sua capacità di inquadrare una realtà complessa, mostrandoci un buddismo percepito non solo come pratica meditativa o filosofica, ma anche come un'etica di vita, un impegno verso la pace, la sostenibilità e la giustizia sociale. Una tradizione millenaria che offre strumenti per navigare l'incertezza, restando comunque salda nei suoi valori di ricerca del vero oltre le illusioni e mossa da un'attitudine comunque compassionevole. Mi piace evidenziare come, pur mantenendo le sue radici asiatiche, il buddismo in Italia ha saputo integrarsi con le culture locali, arricchendosi e arricchendo in questo contatto. Questa sinergia tra tradizioni diverse è un esempio
luminoso di come il dialogo interculturale possa portare a una comprensione più profonda e reciproca, costruendo ponti in un mondo sempre più diviso. Prima di passare alle conclusioni, una nota. Non saremmo qui oggi a parlare di buddismo in Italia se non ci fossero stati maestri qualificati che hanno accompagnato lo sviluppo del Dharma nel nostro paese. Figure chiave nella trasmissione del Dharma, grazie alla loro testimonianza, figlio di studio, impegno e coerenza, migliaia di studenti, allievi e praticanti sono stati condotti verso una comprensione sempre più precisa delle motivazioni e dei significati più profondi della pratica buddista. E in questo senso voglio ricordare uno degli esempi più eccelsi nella storia del buddismo in Italia, il professor Corrado Pensa. Un maestro che ci ha lasciato da pochi giorni e che proprio in questa città ha dato vita ad uno dei centri più storici e preziosi che fanno capo all'UBI, ovvero l'Associazione per la Meditazione di Consapevolezza, AMECO. Il professor Pensa ha onorato il messaggio del Buddha anche grazie ad una vita di certosino impegno per la preservazione e divulgazione del Dharma. Il suo esempio, la sua chiarezza espositiva e la sua personale via di mezzo, mi permetto, tra rigore e sana ironia, vanno citati come tra i fattori fondamentali per il passato e lo sviluppo futuro del buddismo in Italia. In conclusione, credo che questo rapporto rappresenti un punto di partenza, in realtà, per ulteriori ricerche e iniziative. Ci invita a riflettere sul ruolo del buddismo nella società italiana moderna, sulle sue potenzialità di offrire risposte a questioni esistenziali e sociali e sull'importanza di costruire ponti di comprensione e rispetto reciproco. Grazie ancora dunque per la vostra presenza qui oggi e con grande curiosità mi unisco a voi nell'ascolto e nelle riflessioni sugli interventi che mi seguiranno. Grazie. Grazie al presidente dell'Unione Buddista Italiana Filippo Scian. Adesso la parola al portavoce di tutto il gruppo di ricerca che ha coordinato, preparato, realizzato questo lavoro, il professor Giuseppe Giordan dell'Università di Padova, che ci illustrerà ovviamente i punti fondamentali di questo inedito lavoro. Grazie a tutte e a tutti. Ringrazio con particolare, vorrei dire quasi, come posso dire, affetto, perché in questi mesi è cresciuta una conoscenza reciproca che ci ha permesso di andare al di là, non dico dei sospetti iniziali, perché quando arriva qualcuno a studiare un fenomeno non piace a nessuno essere studiati, ecco. Quindi all'inizio c'è stata un po' una giusta posizione, ma è stato un percorso che è durato 2 anni, praticamente poco meno di 2 anni, 2022-2023, che ha permesso, ecco, ci ha permesso come ricercatori di conoscere un fenomeno nuovo e di apprezzare la portata di questo studio all'interno della diversità religiosa italiana. Su questo dirò qualcosa nello specifico subito. Ringrazio davvero il dottor Filippo Scian, presidente dell'Unione Buddista Italiana, perché ha speso con noi molto tempo insieme con altri suoi con i rappresentanti del Consiglio e con altri collaboratori. Non è stato semplice mettere a punto uno strumento di ricerca per studiare il buddismo, perché il buddismo è una religione altra e quindi anche noi che siamo esperti dello studio sulle religioni, sulle minoranze religiose, usiamo un armamentario che è un po' datato, nel senso che noi studiamo esperienza, appartenenza, pratica religiosa, ma lo studiamo con strumenti che sono stati pensati a metà degli anni 60. Voi capite bene com'è cambiato il mondo a partire dagli anni 60 e com'è cambiato il campo religioso a partire dagli anni 60. Quindi in questi incontri durati ore, anzi mezze giornate, diverse mezze giornate, abbiamo dovuto calibrare questi strumenti che abbiamo ricevuto dalla tradizione per studiare questo fenomeno nuovo. Mi permettete, sempre in fase di introduzione, di ringraziare anch'io i membri del gruppo di ricerca, nel senso che abbiamo lavorato bene insieme, 2 università diverse, 2 gruppi di ricerca diversi che per 2 anni hanno lavorato insieme. Li ricordo anch'io, li potete vedere nella foto da sinistra a destra: Pierluigi Zoccatelli, Marco Guglielmi, Martina Mignardi,
Stefania Palmisano, Marco Castagnetto, Matteo Di Placido, Stefano Sbalchiero, Olga Brescaia e il sottoscritto. La foto è stata presa nel giardino della sezione di sociologia del Dipartimento FISPA. FISPA vuol dire filosofia, sociologia, psicologia e pedagogia applicata, un nome lunghissimo. E le cupole che vedete sono quelle della Basilica di Sant'Antonio, e dove ci sono cupole e campanili che potrebbero essere confusi con minareti. Ci sono delle storie dietro a questi campanili a forma di minaretto. Nella nostra prospettiva potremmo dire che c'è già una sorta di dialogo interreligioso, ma stiamo forzando un po' la realtà. In ogni caso, questo è l'ambiente Università di Padova, Università di Torino, che ha collaborato, dove abbiamo collaborato per questa ricerca. E spendo una parola non per dire come sia uscita bene la ricerca, questo lo diranno altri, ma per dire come sia rilevante questa ricerca. È rilevante per tre ordini di motivi. Il primo è il primo studio sul buddismo in Italia, il primo studio fatto con metodi quantitativi e qualitativi. E non c'erano altri studi in Italia, e fatti con questo metodo, a nostra conoscenza, non ce ne sono altri a livello internazionale. Ovviamente, se sono stati fatti studi e non sono stati pubblicati i risultati, questo noi non lo sappiamo. Ma in letteratura non esiste un altro studio a livello internazionale che studi una confessione religiosa, una minoranza, il buddismo, con questa metodologia. Di solito del buddismo si studiano o le singole tradizioni, o i singoli maestri, o singoli monasteri, o aspetti molto specifici della dottrina. Non ci sono approcci di questo tipo. Quindi, un nuovo studio sul buddismo. Due, un nuovo studio sulla diversità religiosa in Italia. Quindi aggiungiamo un tassello che complessifica la dinamica della diversità religiosa in Italia. Non dico del pluralismo religioso, ma della diversità religiosa. Ma c'è un altro elemento ancora più rilevante, che potrebbe sembrare astratto, teorico, ma che è concretissimo. Parlare di buddismo non significa parlare di un'altra religione, ma parlare di buddismo significa parlare di un altro modo di intendere la religione. A tal punto che il lemma religione non funziona più. Lo vedremo subito. Questo è l'aspetto più intrigante. Per gli studiosi, per noi studiosi, questo è l'elemento più intrigante. Ma, come tutti capiamo, ha conseguenze notevoli a livello concreto. Quindi, dire che il buddismo, lo vedremo subito, non è una religione, ma per la maggioranza di chi lo autodefinisce, di buddisti che si autodefiniscono, dicono no, non è una religione ma è una filosofia. E poi andare a vedere che perfino gli italiani che guardano al buddismo non lo considerano una religione, anche una religione, ma lo considerano una filosofia, significa riscrivere le categorie che noi, con le quali noi normalmente lavoriamo per descrivere questi fenomeni. Procedo velocemente. Le domande che ci siamo fatti le ha già evocate il presidente, il dottor Scianna. Uno riguarda l'appartenenza dei buddisti, e cioè i buddisti che si autopercepiscono, che si definiscono, il motivo per il quale sono diventati buddisti. Prima domanda, chi siamo fondamentalmente? Visti da noi, chi sono? Due, che cosa pensano gli italiani del buddismo? Terza domanda, il buddismo Ubi copre una parte del buddismo italiano. E quindi cosa pensano gli altri buddisti italiani che non afferriscono all'Ubi? Ultima domanda, il buddismo è una galassia, è una nebulosa di centri, istituzioni, associazioni, gruppi. Abbiamo tentato, veramente un tentativo, di mappare anche questa realtà. Come abbiamo risposto a queste domande? Questa è la parte che scorro più velocemente, ma come tutti capiamo è la parte più importante, la parte metodologica. L'abbiamo fatto con metodi misti, metodi quantitativi e qualitativi. L'abbiamo fatto, questi metodi misti ci hanno consentito di approfondire vari livelli di analisi. Il livello individuale, la credenza personale,
il livello comunitario, le comunità, i centri, il livello organizzativo all'interno dei centri, ma anche per qualche aspetto fuori a livello sociale, e poi, ultimo, il livello sociale più ampio, cosa la società italiana pensa del buddismo. L'abbiamo fatto attraverso tre metodiche. Prima, la classica survey, 572 questionari, interviste quantitative, 318 interviste qualitative. Questa è stata un'impresa, fare più di 300 interviste in profondità è una cosa davvero complessa che richiede tempo fondamentalmente e poi capacità di analisi. E da ultimo, per rispondere ai quanti e quali sono i centri, abbiamo usato il metodo della mappatura attraverso parole chiave. Prima di partire, quanti sono i buddhisti d'Italia e dove si collocano? Allora, qui abbiamo due fonti. La prima è quella del CESNUR, Centro Studi Nuove Religioni di Torino, dati 2023. Le minoranze religiose tra i cittadini italiani. Tra i cittadini italiani, chi afferisce a una minoranza religiosa sono 2.297.000. Tra questi, 218.000 sono buddisti. A questo dato si somma l'appartenenza religiosa degli immigrati. Quindi qua ci facciamo a stime e stiamo parlando, ripeto, degli immigrati, non cittadini italiani. Qui i buddisti sono 140.000. Sommando il dato precedente con questo, in Italia ci sono circa 350-360.000 buddisti. I 64 centri UBI, qui li potete vedere divisi per tradizione. La tradizione Vajrayana è quella più rappresentata con 37 centri, segue la tradizione Zen, Theravada, eccetera. Qui li vedete tutti. E qui vedete, questo è un dato che da solo meriterebbe un commento lungo, qui vedete la disposizione geografica. Dice molto questa cartina, questa mappa. Si dispongono fondamentalmente al centro-nord, con una prevalenza al nord e una presenza molto rarefatta al sud. Al sud ci sono fondamentalmente 5 centri, 2 a Napoli, 1 a Bari, 1 a Taranto e 1 a Palermo. Bisogna non dimenticare che la storia, come dire, di strutturazione del rapporto con lo Stato italiano è relativamente recente, perché l'intesa con lo Stato è stata firmata appena 10 anni lo scorso anno. E allora veniamo ai risultati della ricerca. Qui mi dovete perdonare, tra l'altro sentite che ho la voce sgraziata, mi scuso, ma è così in questo periodo. I dati sono davvero tanti, cioè dover presentare 300 pagine di rapporto in 20 minuti è una cosa molto complessa. E ci saranno molte tavole perché a tutti interessano i dati, però ovviamente rimando al rapporto per avere i dettagli sui dati. Qui ho scelto alcune tavole dopo aver fatto alcuni passaggi di rifinitura, cioè tagliare, quelle più rilevanti, e mi limiterò semplicemente, come dire, a esporre gli elementi più significativi. Allora, prima domanda: chi sono i buddisti? Come loro si definiscono? A questa domanda abbiamo risposto, uno, intervistando tutti i responsabili dei centri buddisti in Italia. Hanno risposto in 57 su 64, ma non è che hanno rifiutato in 7. Solo 2 hanno rifiutato di rispondere, perché gli altri non rientravano nella categoria che noi abbiamo utilizzato per definire centro buddista. Questo si rifà a una metodologia americana che si chiama Congregation Study, che non sto qui a esporre, però praticamente hanno risposto tutti eccetto 2. Abbiamo studiato questo aspetto con la survey e abbiamo studiato questo aspetto con 137 interviste qualitative. Allora vediamo cosa hanno risposto i responsabili dei centri UBI. Qui abbiamo le prime risultanze. Innanzitutto, quanto sono grandi i centri? I primi dati che abbiamo, i membri formali, la media dei membri formali ai gruppi, questi sono numeri che ci sono stati forniti direttamente dall'UBI, la media
scusate, questi sono numeri che abbiamo calcolato intervistando le medie dichiarate dai presidenti dei centri. La media dei partecipanti, dei membri formali, è 188 persone. Le persone effettivamente coinvolte sono 189. Vedete una pratica, praticamente c'è una sovrapposizione fra i due dati, vuol dire che chi è membro formale anche frequenta normalmente l'attività del centro. I partecipanti all'evento più atteso dell'anno, che vuol dire i simpatizzanti o quelli che vanno per motivi di curiosità, sono un po' di più, non moltissimi di più, ma un po' di più, e i partecipanti settimanali sono 60. Questo dice molto del buddismo, cioè è una pratica individuale. Si va al centro solamente per degli avvenimenti, si va al centro per delle occasioni, ma la stragrande maggioranza pratica personalmente la meditazione, una pratica personale. Procedo più velocemente. La composizione sociale, c'è una maggioranza di componente femminile, gli over 60 sono il 33%, uno su quattro hanno meno di 35 anni. Fondamentalmente chi partecipa ai centri UBI sono occidentali, vedremo dopo, italiani. Quindi abbiamo, guardando la media delle persone coinvolte nei centri, un 35%, li vedete, sono numeri assoluti, 16 centri hanno fino a 35 persone. Quindi fondamentalmente i centri hanno una grandezza medio-piccola. E definendo come centri grandi quelli che hanno una frequenza di più di 200 persone, sono i numeri assoluti 13, che vuol dire poco meno di 1 su 4, il 23%. L'ultima tabella è interessante. L'ultima tabella, abbiamo chiesto ai responsabili dei centri qual è il numero di adulti che frequentano regolarmente il suo centro. È aumentato o diminuito nei 10 anni? Una domanda che è proprio una stima. Ma dice l'attitudine, questo è un dato molto rilevante. Per 36 responsabili dei centri sui 57 intervistati, vuol dire il 63%, dice che il numero è aumentato, al netto di ciò che è successo con il Covid. Solo 5 responsabili di centri dice che il numero è diminuito. Per gli altri è rimasto uguale. Ma ripeto, questo è un dato che dice un'attitudine da parte dei responsabili dei centri. Leadership. I responsabili dei centri sono per il 58% laureati, 33 su 57, il 58%. Uno su tre, quasi uno su tre, è una donna. Uno su tre, 19 è il 33% giusto, si è formato in monasteri all'estero. Più di 8 su 10 sono nati in Italia. Cosa fanno nei centri? Sempre secondo quanto dichiarano i responsabili dei centri. Evidenzio le parti più rilevanti. Uno, tutti i centri sono impegnati nel nutrire la vita spirituale di persone adulte. Poi, discutere questioni relative al fine vita e o testamento biologico, questo risponde a una politica portata avanti dall'UBI, cioè promuovere la discussione su questi temi. Poi c'è l'impegno in progetti umanitari e segue l'attività per sostenere tematiche ambientali. L'ambiente gioca un ruolo importante per la rappresentazione che l'UBI ha di sé e dà di sé. Per quanto concerne la politica e le attività di lobbying, le attività politiche praticamente sono assenti. L'attività di lobbying è scarsamente presente e viene esercitata su tematiche quali la pace, l'ambiente e la lotta alle mafie. L'argomento sul quale l'UBI è molto impegnata, come potete vedere, è il dialogo interreligioso. Questo è l'aspetto più rilevante di quello che viene definito fra gli studiosi civil engagement, cioè l'impegno che viene fatto a livello civico all'interno della società, il dialogo interreligioso, che si manifesta partecipando ad associazioni di dialogo interreligioso e
partecipando a celebrazioni interreligiose. Qua ci sono temi sensibili: l'omosessualità e la parità di genere. A una coppia apertamente gay o lesbica in una relazione impegnata sarebbe permesso di far parte a tutti gli effetti del centro? Questa è la membership. Uno potrebbe essere un membro del centro in questa condizione? 55 su 57 leader dei centri risponde sì. E una coppia in questa condizione gay o lesbica potrebbe ricoprire ruoli di leadership o di coordinamento? Stesso numero praticamente, 54 su 57 dice sì. Quindi grande apertura all'inclusione. La domanda seguente: su una scala da 1 a 7 dovevano dire quanto erano d'accordo o in disaccordo con l'affermazione tutti i ruoli di leadership religiosa dovrebbero essere accessibili a prescindere dall'orientamento sessuale. Su una scala, ripeto, da 1 a 7, completo disaccordo, pieno accordo, i leader si collocano su 6,83, quindi praticamente grande accordo. E lo stesso vale per la leadership donna, stesso grado di accoglienza. Altra domanda per quanto concerne l'uso di droghe leggere e le questioni del fine vita. Queste sono questioni un po' più divisive. La prima domanda: in alcune circostanze un paziente dovrebbe essere consentito di morire sospendendo le cure mediche, eutanasia passiva, su una scala da 1 a 7, il grado di accordo è 5,73. Dovrebbe essere consentito di morire, cioè di porre fine alla propria vita con l'aiuto di farmaci forniti dal medico, eutanasia attiva, 4,16. Quindi questa è una tematica discussa, controversa all'interno dell'UBI. Se la domanda successiva invece riguarda la possibilità di consumare bevande alcoliche tra i membri del centro e tra chi ricopre posizioni di leadership, qui c'è una certa apertura, mentre molto più controversa la questione sull'uso di droghe leggere. Lì vedete i numeri e sono numeri, il consenso è molto, molto più ristretto. Dopo aver intervistato i leader, abbiamo intervistato i partecipanti alle attività dei centri UBI con la survey, con 515 questionari. Procedo velocemente. L'età media di chi frequenta i centri UBI è di 54 anni. C'è una leggera maggioranza di donne, non così spiccata come nel dato precedente, che era una stima fatta dai leader dei gruppi, ma c'è una leggera maggioranza di donne. Praticamente la metà ha una relazione familiare stabile. Il posizionamento politico si colloca su una scala da 1 a 10 a 3,81, 1 sinistra, 10 destra, quindi leggermente a sinistra. Due dati rilevanti: reddito mensile netto. Per quanto concerne il reddito mensile netto, più della metà dei partecipanti supera i 2.000 euro, con un 15,6% che ha un reddito mensile netto che supera i 5.000 euro. Altro dato molto significativo: il titolo di studio. E qui vedete che anche qui chi ha il titolo di studio più alto, cioè la laurea o un titolo superiore, è più della metà dei partecipanti ai centri UBI, con un 14% che ha la specializzazione post laurea e un 3-4% che ha il dottorato di ricerca. Come viene percepito il buddismo? No, non mi fermo a commentare i dati, perché ciascuna di queste tabelle ha molte conseguenze, ha molte implicazioni, ma il tempo non ce lo consente. A cosa associa prevalentemente la parola buddismo?
il 36,3% lo associa a una filosofia di vita, il 18% a una religione, 13% amore universale e compassione, 13% a una scienza della mente, il 10% a una meditazione. Quindi chi lo associa a una religione è una minoranza se sommiamo le altre definizioni. Da quanto tempo pratica il buddismo? Qui evidenzio solamente l'ultimo dato: più della metà partecipa all'attività dei centri da più di 10 anni. Quindi è un pubblico che ha una forte motivazione, sono, come dire, aderenti fidelizzati alle attività dei centri. Identità e percezione del buddismo. Questa è una tabella sulla quale potremo costruire la presentazione. Vedete semplicemente la risposta. Quindi, nel momento in cui i partecipanti hanno iniziato a praticare il buddismo, erano cattolici il 52,3%. Il 39%, il 40%, dichiara che non apparteneva ad alcuna religione, ma da altri dati emerge che quel non appartenere ad alcuna religione vuol dire che sono battezzati cattolici. Loro si dichiarano che in quel momento in cui hanno aderito al buddismo non appartenevano ad alcuna religione, ma oggettivamente, lo desumiamo da un altro dato, erano cattolici. Quindi praticamente il 90% di coloro che sono buddisti in Italia vengono dal cattolicesimo. E qui la tabella più intrigante dal punto di vista della riflessione teorica, ma ribadisco anche per le conseguenze concrete, per gli amministratori, per i leader religiosi, eccetera. Definirebbe la sua adesione al buddismo una conversione? Bene, il 67% dice no. E un altro 10% non sa. Quindi meno di 1 su 4 dice che il passaggio al buddismo è stata una conversione. Questo ci costringe a riscrivere il modo che noi abbiamo sempre utilizzato per descrivere le identità religiose. Quindi qua si tratta di un'identità non esclusiva e un'identità che potremmo definire ibrida. Torneremo su questo punto tra poco. Perché gli italiani aderiscono al buddismo? Qui c'è una scala da 1 a 10... Vedete, non le enuncio nemmeno, solo le prime tre: i benefici spirituali, la considero una via di salvezza dalla sofferenza, la convinzione che la morale buddista aiuti davvero l'umanità a progredire, e poi a scorrere tutte le altre. C'è un elemento sul quale non abbiamo riflettuto a sufficienza, ma dovremmo farlo. Fare nuove conoscenze e amicizie è al penultimo posto. Condividere questa attività con una persona a me vicina che già vi partecipa è all'ultimo posto. Come dire, gli elementi di socializzazione sono i meno importanti, le cause sono altre. C'è un cammino di ricerca, un'attività in un cammino di ricerca che porta a mettere in secondo piano, anzi all'ultimo posto, gli elementi di socializzazione che solitamente giocano un ruolo molto importante nell'appartenere ai gruppi religiosi. Allora, siamo sempre chi sono i buddisti, cioè chi siamo, visto dalla parte dei buddisti. Qui abbiamo fatto le interviste qualitative. Le interviste qualitative fondamentalmente approfondiscono quanto abbiamo già detto. Non mi soffermo su questi aspetti. Si arriva al buddismo, 1, per esigenze di salute e di benessere personale, 2, per una ricerca di natura spirituale, spesso iniziata all'interno della nebulosa della spiritualità New Age, e 3, si arriva al buddismo anche per caso. È emerso questo e l'abbiamo riportato. C'è una ricerca di valori di riferimento, e qui c'è quell'elemento che vorrei ribadire. Occasione per riscoprire le proprie radici cristiane e cattoliche in uno spirito interreligioso. Cioè il buddismo si colloca, quello che dicevo all'inizio, non come un'altra religione, ma come un modo diverso di intendere la religione. Cioè questa apertura al discorso interreligioso fa parte costitutiva
della narrazione definitoria del buddismo, dei buddisti, cioè i buddisti si definiscono in questa prospettiva. C'è un altro elemento che emergerà anche dopo: il buddismo viene rappresentato come più capace di rispondere alle esigenze e alla complessità del mondo contemporaneo. La natura logico-razionale del buddismo è importante, il suo rapporto con la scienza, le neuroscienze, elementi che emergeranno anche dopo. La centralità della meditazione, la centralità della pratica della meditazione, il ruolo della comunità soprattutto per coloro che fanno riferimento a dei monasteri, l'importanza del maestro. Abbiamo approfondito anche cosa pensano i partecipanti alle attività dei centri UBI dell'attività dell'UBI, dell'organismo che raccorda tutti i centri. Allora, conoscenza poca, non sanno bene come funziona l'UBI, ma attitudine positiva, viene giudicato positivamente ciò che fa l'UBI. Fondamentalmente ciò che viene descritto come gli elementi più importanti dell'attività centrale dell'UBI sono: uno, il supporto economico; due, la mediazione ufficiale dal punto di vista politico e culturale con le istituzioni, a partire dallo Stato; e tre, questo è un elemento importante, la certificazione e la legittimazione degli insegnanti e anche delle attività che vengono svolte all'interno dei centri. Quindi, per un rapporto, l'ultimo elemento, c'è una certa tensione fra centro e periferia, come è normale, cioè da una parte i centri sono nati come indipendenti e sono tuttora indipendenti e reclamano questa loro indipendenza. Quando c'è un'organizzazione superiore che li mette in rete, in qualche maniera li organizza, c'è una qualche forma di controllo. Quindi c'è questo gioco che emerge da questo. Però dalla periferia si richiede un elemento di certificazione, di legittimazione. Questo è un aspetto che mi pare molto importante anche dal punto di vista organizzativo. Seconda domanda. È così, ancora meno di 10 minuti. È veramente molto interessante. Meno di 10 minuti. Sì. Meno di 10. Ecco, allora va bene. Mi avvio verso la conclusione. Cosa pensano gli italiani del buddismo? Abbiamo intervistato 130 persone, quindi italiani ovviamente non buddisti. Da una parte c'è una conoscenza stereotipica, si sa poco del buddismo, ma si ha un'attitudine positiva nei confronti del buddismo. Si conosce il buddismo attraverso i film, la musica, la letteratura. Lo si definisce principalmente, gli italiani pensano che il buddismo sia principalmente una filosofia, anche come una religione, anche come uno stile di vita, anche come una psicologia. Qui abbiamo un approfondimento. Vi ricordate che i leader religiosi hanno un'attitudine positiva per rapporto alla crescita, alla dinamica di numero, crescita nei centri. Qui c'è una spiegazione ulteriore fornita dagli intervistati italiani. Cioè si pensa, tutti ritengono che il buddismo sia un fenomeno in crescita e questo risponda alla crisi del cattolicesimo, un aspetto che meriterebbe ovviamente di essere approfondito e che non possiamo fare ora. Sulla costruzione sociale del buddismo in Italia, qui abbiamo tentato di raggruppare sotto quattro etichette le ricorrenze che si sono presentate con più frequenza. Allora, ripeto, gli italiani pensano in maniera positiva per rapporto al buddismo, questo perché è aperto alla democrazia, sembra compatibile con la democrazia ed è molto aperto al dialogo con la scienza. Abbiamo, ripeto, quattro gruppi, le definizioni che hanno offerto gli italiani del buddismo possono essere raccolte o sotto l'ombrello di un buddismo di matrice strettamente religiosa, pochi, quelli che veramente praticano il buddismo, poi un buddismo di moda, molto più largo, senza etichette virgolette religiose, un buddismo di matrice strettamente spirituale, un modo privatizzato,
una ricerca spirituale, c'è tutto il dibattito sul rapporto tra religione e spiritualità, che qui evoco semplicemente, l'elemento istituzionale del credere e l'elemento più personale, e poi c'è un buddismo terapeutico, cioè lo star bene, utilizzare il buddismo per star bene. Che cosa pensano dell'Ubi gli altri buddisti italiani? Abbiamo intervistato 51 buddisti non Ubi. Qui leggete la slide, emerge in maniera estremamente sintetica. Chi non può aderire all'Ubi o lo fa perché non ne ha i requisiti, o perché è nel processo di entrarci, o per una scelta specifica. Molti non entrano nell'Ubi per rappresentazioni diverse del buddismo, per l'autonomia delle scelte organizzative e pratiche. Non si capisce perché una religione che, o una filosofia che incentiva la libertà di scelta debba poi strutturarsi, oppure per divergenze dottrinarie nelle quali non entriamo. Quanti sono i centri non Ubi che in Italia si rifanno al buddismo? Qui c'è una moltitudine. Noi siamo arrivati a dare addirittura un numero, e il numero è 478. Chiaramente ci esponiamo a una critica feroce per rapporto a questo numero, ma abbiamo dato un numero e aspettiamo che qualcuno lo smentisca, si procede così. Abbiamo fatto una ricerca online incrociando alcune parole chiave: buddismo, centro buddista, gruppo buddista, meditazione, eccetera, e ne sono venute fuori queste risultanze. Attenti, l'unico dato interessante, cioè al di là del numero, ma che è un'istantanea ad alta risoluzione definita nel rapporto, è già cambiato questo numero, cambia ogni giorno, centri che chiudono, che aprono, eccetera. L'elemento interessante è che la distribuzione si sovrappone a quella dei centri Ubi. Quindi questa è un'osservazione che viene fuori proprio anche a partire da questo numero, che è assolutamente approssimativo e grezzo. La galassia buddista, qui vedete che ci sono molte altre organizzazioni, vedete quali sono, e nel rapporto ne trovate molte di più. Vengo alle conclusioni. I risultati, se io dovessi riassumere in una frase la ricerca che abbiamo fatto, è che il buddismo in Italia sembra essere capace di interpretare le istanze socio-religiose più diverse, vorrei connotarlo un po' di più, più rilevanti della società italiana, rispetto ad alcune questioni chiave: la libertà di scelta del soggetto, la compatibilità con la democrazia, la compatibilità con la scienza, l'aspetto non dogmatico, la ricerca spirituale del benessere personale, l'inclusione di genere e l'attenzione alle questioni ambientali, con molte sfumature diverse, con molte precisazioni che devono essere fatte, ma questi sono gli elementi chiave. E per fare questo può contare su una struttura che è flessibile, che ha una leadership ottimista sul trend di crescita, una leadership istruita, inclusiva, che ha praticanti fidelizzati, istruiti, con livello di reddito medio-alto. Ultima slide, quella che per noi ricercatori è la più importante. Lo studio del buddismo ci ha costretti a studiare, a metterci a studiare molto, a rivedere quell'armamentario teorico che avevamo a disposizione, come ho detto all'inizio. Questa ricerca ci ha fatto imparare molte cose. Tre cose sulle quali attiro la vostra attenzione. Sembrano sfide teoriche, sono anche teoriche, ma hanno conseguenze pratiche rilevantissime. La prima, la definizione stessa di religione. Noi siamo a un punto di svolta culturale che ci costringe a prendere in considerazione diversi elementi. Provate a pensare, una religione, trattiamolo così il buddismo, che non prevede un Dio o altre divinità, quindi che non ha una dottrina teista, quindi che non ha una teologia, ha delle dottrine, che viene percepito come una filosofia da chi la pratica e che viene definita anche dall'esterno come una filosofia principalmente.
Una religione che porta a riconsiderare le divisioni classiche tra sacro e profano, tra religioso e secolare. C'è una seconda questione sulla quale stiamo lavorando come ricercatori, ed è quella delle identità, delle pratiche e delle credenze multiple. Uno che si sente a proprio agio nell'essere buddista e nel definirsi anche cattolico, capite bene che una volta l'avremmo definita una sorta di dissonanza cognitiva. Ora, se erano pochi, era una forma di dissonanza cognitiva. Nel momento in cui questo è un trend che è statisticamente rilevante, pone delle questioni. Quindi non serve convertirsi per molti e porta alla costruzione di identità multiple. Porta all'espletamento di pratiche multiple e riesce a tenere insieme credenze alquanto diverse. Questo è un nuovo modo di studiare la religione. Questo chiede a chi studia la religione per lavoro di ripensare alle categorie che utilizza per capire i cambiamenti che stanno avvenendo all'interno del campo religioso contemporaneo. Ultimo passaggio. Le conseguenze di tutto questo sono rilevanti a livello sociopolitico. C'è una scatola, qui non sono io l'esperto, c'è una scatola all'interno della quale noi mettiamo tutte queste questioni e si chiama libertà di religione. Giusto per dare il piglio non sociologico, ma secondo i diritti umani è libertà di dalla religione. Quindi all'interno di questa scatola che definiamo libertà di religione ci sono diversi elementi che devono essere studiati anche a livello sociologico. A livello giuridico sono molto studiati, a livello sociologico molto meno. E cioè c'è una piena legittimazione della libertà di scelta del soggetto, ormai questa è data per pacifica, ma le conseguenze di questa affermazione a livello socioculturale non sono ancora così evidenti. Ultimo, la logica dei diritti, sono stati evocati i diritti umani, la logica dei diritti all'interno della sfera pubblica e all'interno della propria religione. Cioè, questo capovolgimento dei diritti è davvero una rivoluzione. Cioè mettere al centro non più l'istituzione religiosa che richiede obbedienza, ma mettere al centro la libertà di scelta del soggetto, legittimata e tutelata dal sistema dei diritti, significa ripensare il modo non solo di studiare la religione, ma di collocarla anche all'interno della sfera pubblica. Quindi ha conseguenze a livello sociopolitico enormi. Abbiamo bisogno di un nuovo vocabolario, perché il vocabolario che abbiamo non è più sufficiente, ma abbiamo bisogno anche di una nuova grammatica, perché il modo di mettere insieme le parole è diverso dal modo precedente. È stato detto prima da qualcuno dei presenti nel salutare, ho detto, beh, è un bel punto di arrivo questa ricerca. Mi è stato risposto, no, questo è un bel punto di partenza. In Italia manca una ricerca, uno studio socio-religioso sulle conseguenze della libertà di religione. Questa ricerca potrebbe essere il primo passo verso uno studio sulle percezioni sociali del principio di libertà di religione. Grazie ancora per la vostra attenzione. Grazie al professor Jordan per la sua ampia relazione e che ci ha portato tantissimi elementi e anche un quadro completo, ecco, di racconto, ecco, sui risultati di questo lavoro. Adesso il programma della nostra giornata prevede alcuni interventi che appunto dovranno ragionare su questa ricerca. Abbiamo il prefetto Alessandro Tortorella, direttore della Direzione degli Affari dei Culti e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, il professor Marco Ventura dell'Università di Siena e Cesare Zucconi, segretario generale della comunità di Sant'Egidio. Darei subito la parola al prefetto Alessandro Tortorella. Buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente, buongiorno a tutti i relatori.
un breve saluto. Io sono appunto un prefetto, da pochissimo tempo, da neanche un paio di mesi mi occupo di questo settore, quindi sto studiando, ecco, mettiamola così, e quindi più che le due considerazioni che voglio fare adesso, fra un attimo farò, prenderò poco tempo, più che altro quello che voglio testimoniare è la volontà di essere presente oggi qui come prefetto, direttore appunto degli affari dei culti e del fondo di culto, e come rappresentante ovviamente anche del Ministero dell'Interno, all'interno del quale c'è la direzione. Quindi la presenza mia e per il mio tramite appunto dell'amministrazione è proprio la volontà proprio fisica di essere presente in questa giornata di studio, di riflessioni col mondo buddista, ovviamente, perché all'interno del concetto di libertà di culto, libertà di religione, è quello che mi ha molto interessato, è stata la frase finale del professore, la libertà di scegliere la propria religione, mi ha molto suggestionato questa cosa, rientra proprio tra gli asset istituzionali del Ministero e in questo caso della direzione che io dirigo da poco tempo. Quindi il modo per dialogare, per sviluppare delle condivisioni e delle riflessioni con tutti gli enti di culto, con tutte le religioni che vengono professate all'interno del nostro paese, nazione, e nel rispetto ovviamente dei principi dell'ordinamento giuridico e quindi tutto ciò che era parte prettamente giuridica, il modo migliore, ritengo io personalmente, è quello proprio di conoscere per poter poi condividere, capire e conoscere. Quale momento migliore conoscere se non quello di partecipare a una giornata di riflessione, di approfondimento e di ascolto molto attento a quello che è stato sinteticamente, tra virgolette, sinteticamente riportato come l'esito di questa ricerca, che appunto, come si suol dire, le ricerche sono sempre un punto di inizio e non un punto di fine, e ne approfitto per cogliere una suggestione e, nei limiti del possibile, mi rivolgo ai docenti, ma soprattutto chiaramente al Presidente dell'Unione Buddisti, la possibilità, non so, di sviluppare una riflessione insieme, perché è un interesse assolutamente, immagino sicuramente reciproco, anche con tutti gli altri rappresentanti di altre confessioni religiose, ma in questo momento restiamo sul focus buddismo, è un interesse assolutamente anche nostro conoscere per poter appunto capire e condividere. Noi sappiamo un po' tutti, voi meglio di me, ripeto perché sono da poco qui, che dal punto di vista giuridico l'Unione Buddisti è all'interno di una norma giuridica, di una legge dello Stato, la cosiddetta intesa, è stata evocata qualche minuto fa, quindi dal punto di vista giuridico l'Unione è al massimo dei livelli di tutela e protezione giuridica che discendono dai principi costituzionali della nostra Carta, che parlano appunto di libertà di esercitare un culto e quant'altro. E leggendo velocemente, insomma, comunque leggendo la legge d'intesa, mi colpivano alcune parole chiave: libertà, garanzia, diritti. Ecco, io mi sono focalizzato più su queste 3-4 parole, che sono sintesi sostanzialmente. Poi la legge d'intesa è molto più articolata, entra in più dettagli, l'aspetto fiscale piuttosto che l'aspetto dello statuto, l'organizzazione e quant'altro, ma in questo mio brevissima, non è un intervento, è una considerazione che faccio, e mi colpiva esattamente focalizzare il concetto di diritto, libertà e garanzia. Questa è la cifra del grande valore giuridico ma sociale del paese nazione Italia, che nel momento in cui riconosce e poi, diciamo, dal punto di vista di legittimità giuridica, stipula, tecnicamente appunto si chiamano intese, è la rappresentazione massima di quello che è il senso, il comune sentire dell'ordinamento giuridico, che poi rappresenta cosa? L'essere umano, l'anima del cittadino medio italiano, di cui poi tutti siamo partecipi indipendentemente dalla religione di appartenenza. Questo rende, più di quanto pensiamo, rende grande e importante il paese Italia, che appunto si declina in questo caso con i contenuti della legge d'intesa e con altre riflessioni che sono appunto questa della libertà di religione. E da qualche tempo questa direzione, per merito non mio ovviamente, sta editando, pubblicando una rivista che si chiama Articolo 19, che si richiama proprio esattamente all'articolo 19 della Costituzione, che è, appunto, è la sintesi, è la summa normativa del concetto di libertà di religione. E io lancio questa proposta, in quanto mi ritrovo a essere anche direttore della rivista per il ruolo che ricopro, avrei piacere che in questa rivista, in questo momento mi rivolgo ovviamente all'Unione Buddisti, ma il discorso è aperto, ci possano essere delle riflessioni, degli interventi, anche prendendo spunto dalla ricerca che viene presentata oggi, per un articolo, una riflessione, un qualcosa, perché se l'articolo 19 della Costituzione, e quindi il nome della rivista,
deve avere un senso anche concreto, al di là dei grandi principi che sono condivisi da tutti, se non saremmo qui seduti tutti insieme a parlare di queste cose, se deve avere anche un risvolto concreto, la concretezza è anche nel poter condividere e farvi entrare in questo contenitore che idealmente è stato ragionato proprio per confrontarci e affermare la libertà di religione e, come mi è piaciuto tantissimo, ci ritorno, chiedo scusa, il concetto della libertà del ciascun individuo, quanto cittadino italiano o meno, ora non è un problema di cittadinanza, di poter scegliere liberamente la religione o le religioni a cui appartenere. Ed era anche molto interessante, tra le varie cose, io poi avevo dato uno sguardo questa notte perché mi era arrivato ieri sera era arrivato, diciamo, il testo da non divulgare, quindi ovviamente l'ho tenuto per me, e mi aveva suggestionato anche quella riflessione, la riflessione poc'anzi del professore, che se questo concetto della libertà di scegliere la religione o delle religioni che possono riguardare la singola persona poteva essere considerato distopico fino a qualche tempo fa, adesso prendiamo atto che la società italiana, parliamo della nostra società, conosciamo meglio, si evolve, muta, per carità, in alcuni aspetti si involve anche una società. Comunque vediamo il lato positivo, che è un po' lo spirito, penso, non della filosofia buddista, ma della religione buddista, perché se c'è una legge d'intesa, apro e chiudo una parentesi pseudo-giuridica, se c'è una legge d'intesa, non è una legge d'intesa che riconosce una filosofia, altrimenti non ci sarebbe la legge d'intesa ai sensi dei principi costituzionali. Mi fa piacere che ci sia qualcuno che annuisce, credo, in questa cosa, perché da profano è facile cadere nell'equivoco, anche perché, lo si diceva prima, nella ricerca lo dice molto chiaramente, la suggestione per chi non è dentro il mondo del buddismo è suggestionata o dalle letture o dalle poesie o anche, perdonatemi, anche dai film, ovviamente, no? E dalla leggenda che aleggia intorno al mondo del buddismo. Poi, leggendo la ricerca, ho capito meglio che ci sono sottinsiemi, la dico in maniera geometrica, ma insomma sottinsiemi di questa galassia del buddismo. Quindi la narrazione mediatica a volte è presa più da quello che colpisce, impatta più nei confronti di colui il quale non conosce il mondo del buddismo, quindi si parla di cose che tendenzialmente poi sono sfumature, che non sono poi il core business della religione buddista e non della filosofia del pensiero. Poi, per carità, si può anche aprire un simposio filosofico per discutere quanto abbiano di interfaccia i principi filosofici in genere, astratti, sto parlando in questo momento, i principi filosofici con i principi religiosi di qualunque religione, perché a volte i concetti, la terminologia, il vocabolario e anche i valori a cui si ispirano pensieri filosofici e religioni del pianeta a volte hanno delle connessioni. Però siccome siamo, come si diceva prima, siete voi sostanzialmente di un livello culturale medio-alto, non il mio, il vostro, dalla statistica emergeva, ovviamente è interessante poi entrare nello specifico e quindi casomai approfondire quanto ci sia di filosofia e quanto invece la religione sia altro dalla filosofia. Però non voglio adesso aprire dissertazioni, io mi ero segnato appunto un paio di riflessioni, però sinceramente mi è piaciuto parlare, insomma, così un po' a braccio, perché mi ha colpito intanto il contesto, intanto l'atmosfera che sto respirando in questo momento. E chiudo quindi ringraziando ovviamente tutti, come si fa di prassi, ma non è un ringraziamento formale, e ripeto, non tenete conto di quello che ho detto, delle poche considerazioni che ho fatto, ma del fatto di voler essere presente qui per tributare la vicinanza, la presenza del Ministero dell'Interno, della direzione che io in questo momento dirigo, perché nella quotidianità, nella concretezza anche degli accordi che vanno al di là dell'intesa, che possono essere appunto un articolo sulla rivista piuttosto che un approfondimento diacronico sull'esito della ricerca e quant'altro, è un modo concreto per realizzare quello che è il principio costituzionale della libertà di pensiero in senso ampio e in questo caso anche della libertà di religione. Grazie. Grazie al prefetto Tortorella, perché ci ha indicato anche con molta forza e passione il significato dell'articolo 19 della Costituzione e anche l'importanza di affrontare argomenti come questo, la presentazione di questa ricerca così nuova, in un contesto istituzionale, perché alla fine è importante salvaguardare questo spazio di interlocuzione istituzionale
che le fedi, le religioni, le persone credenti e non credenti possano in qualche modo avere come, come punto di riferimento. Questo tema della libertà religiosa, lo sappiamo, non è un tema scontato in tanti paesi del mondo, in questo momento lo dobbiamo ricordare, e allora avere la possibilità di un confronto istituzionale anche così alto su questi contenuti, mi permetto di sottolinearlo, è veramente molto molto importante. E adesso darei la parola al professor Marco Ventura dell'Università di Siena. Buongiorno, buongiorno anche da parte mia, grazie infinite per l'invito, sono molto contento di essere qua, di aver avuto l'opportunità di leggere questo rapporto e di svolgere qualche riflessione dal punto di vista giuridico. Io sono un giurista che insegna il diritto ecclesiastico, come diciamo in Italia, e partirei proprio da questo, perché per noi, diciamo, esperti studiosi di diritto ecclesiastico, quest'anno è un anno particolare, è l'anno in cui si celebrano i 40 anni dall'accordo di Villa Madama di revisione del Concordato Lateranense e della prima intesa, l'intesa con i Valdesi. In realtà è un processo, come dire, che è iniziato nell'84 con la firma dei due atti bilaterali e che poi si è compiuto nell'85 con il voto in Parlamento della ratifica dell'accordo di Villa Madama, perché l'intesa con la Tavola Valdese era stato votato già nell'84 dal Parlamento. Ecco, questo passaggio tra 84 e 85 che ha segnato la svolta nel nostro sistema, visto oggi, merita, come dire, un aggiustamento nella percezione, e vi dirò qual è. Nel senso che la svolta dell'84 e dell'85 è una svolta che, vista dal punto di vista della storia del buddismo italiano e in particolare dell'Ubi, non può che essere vista anche come una svolta che coincide con la nascita nell'85 dell'Unione Buddista stessa. Ora, io non sono in grado, voi lo siete sicuramente, di comprendere quanto l'intesa con i Valdesi può aver influenzato, diciamo così, quel passaggio. Probabilmente sì, era un passaggio che si preparava da tempo. Diciamo, come sempre nelle coincidenze storiche, vi è un contesto da comprendere, ma questo contesto secondo me oggi è molto molto importante, anche perché, se torniamo all'accordo di Villa Madama che modifica il Concordato Lateranense, vi è un passaggio del preambolo di quell'accordo che in qualche modo vi proporrei come un passaggio che illustra perché in qualche modo, se prendiamo il professor Giordano e il sottoscritto, siedono oggi in qualche modo a questo tavolo il sociologo e il giurista. In quel preambolo si riconosce come la modifica del Concordato Lateranense nasca per i due soggetti, per la Santa Sede da un lato e per la Repubblica Italiana, dal riconoscimento che è avvenuto un, cito, processo di trasformazione politica e sociale. Processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia. Ecco, in qualche modo questa è l'essenza di quello che vorrei dire, ecco, l'essenza di quello che vorrei dire è l'essenza del diritto ecclesiastico italiano, cioè del diritto italiano sul fenomeno religioso. Vi è questo accompagnamento, vi è questa simmetria, vi è questa sinergia tra il mutamento politico e sociale, aggiungerei il mutamento culturale in senso più vasto, e il mutamento giuridico. E a me pare che la ricerca sul buddismo in Italia, coordinata da Giuseppe Giordan, Stefania Palmisano e Pierluigi Zoccatelli, nasca proprio da questa duplice intrecciata dimensione di quella svolta di allora e di come poi quella svolta ha continuato a operare sul panorama italiano, dunque una svolta politico-sociale, giuridico-istituzionale. Gli aspetti giuridico-istituzionali nel rapporto potrebbero sembrare in qualche modo secondari, non lo sono affatto, e il fatto, ovviamente non c'eravamo preparati, ma il fatto che Giuseppe abbia concluso con notazioni
riguardanti la libertà religiosa dimostra quanto queste due dimensioni siano del tutto centrali nel rapporto. Allora, in questo intervento ci si rifà a quella impostazione, quella appunto che vede un rapporto stretto tra la trasformazione politico-sociale e quella giuridico-istituzionale, si tenta di leggere succintamente le implicazioni giuridico-istituzionali di questo paesaggio dinamico che ci restituisce la ricerca sociologica. Ora, rispetto a queste implicazioni giuridico-istituzionali, l'ho promesso, si parlerà di diritto ecclesiastico. Quando mi sentirete parlare di diritto ecclesiastico, utilizzo questa espressione per semplificare qualcosa di molto complesso che riguarda in generale il diritto e la politica dello Stato sul fenomeno religioso. Come ho anticipato, lo voglio ripetere, questo non deve sembrare un esercizio ulteriore ed esterno rispetto alla ricerca. Ancorché trattati con discrezione, gli aspetti giuridico-istituzionali sono parte integrante di questo rapporto. Sono fattori a tutti gli effetti di quella che gli autori del rapporto chiamano modellazione della materia duttile del buddismo italiano. Ora, per descrivere quella che almeno a me appare come l'implicazione giuridica della ricerca, scelgo tre aspetti in particolare. Il primo aspetto riguarda la struttura stessa della ricerca, che ha interrogato, come abbiamo sentito, nell'ordine l'Unione Buddista, gli buddisti non appartenenti all'Unione e la società in generale. La seconda riguarda l'Unione Buddista al suo interno, quindi la sua fisionomia, e la terza riguarda, il terzo aspetto, la terza implicazione giuridica, riguarda quelli che la ricerca definisce i fattori esogeni di modellazione. E cioè, non abbiamo ancora parlato, ma forse è bene farlo, sono, almeno per come io li sintetizzerei, riferiti al passato il cattolicesimo come formante sociale e anche del sistema, riferito al presente la spiritualità, rispetto al futuro le sfide del mondo globale. Allora, per quanto riguarda la prima implicazione, quella che io traggo dalla struttura della ricerca, ecco, c'è una corrispondenza da comprendere, a mio avviso, tra la struttura della ricerca e la struttura del diritto ecclesiastico stesso. Come abbiamo detto, la struttura della ricerca è in tre segmenti: ubi, buddismo non ubi, società. Ecco, a me pare di poter dire che il diritto ecclesiastico dovrebbe funzionare allo stesso modo, secondo i principi costituzionali. Il primo segmento è quello del gruppo religioso che si percepisce, si costituisce e si presenta, in dottrina ci piace dire si autoqualifica, come confessione religiosa. Il diritto costituzionale non definisce la confessione religiosa. E non prevede, non c'è nella Costituzione, il riconoscimento della confessione religiosa. Sono due categorie assenti dal nostro diritto, quella della definizione costituzionale di confessione e quella di distinzione tra confessioni riconosciute e non riconosciute, che invece esiste in altri ordinamenti. Molto correttamente la ricerca parla di riconoscimento giuridico come ente di culto, quel riconoscimento conseguito il 3 gennaio 91, non di riconoscimento della confessione, perché appunto la nostra Costituzione non distingue tra confessioni riconosciute e non riconosciute. Credo si possa attribuire questa impostazione, a proposito di formanti, alla Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica, diciamo così, non si autocomprende come confessione suscettibile di riconoscimento da parte dello Stato. Il riconoscimento come ente di culto è meramente strumentale all'esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione nel rispetto del principio dell'eguale libertà di tutte le confessioni. Quindi l'UBI si è percepita come confessione, a partire dalla sua vocazione federatrice, ben descritta anche nel rapporto, poi si è costituita come tale nell'85, si è costituita da sola, si è autocostituita, e poi come tale si è presentata alla società italiana e al governo e ha poi percorso la sua strada faticosa, forse inutilmente faticosa, verso quell'intesa di cui un anno fa
da queste parti, diciamo, sempre in Senato, si è celebrato il decennale. Allora, lo studio dell'UBI al suo interno, della sua fisionomia organizzativa, il profilo dei leader, l'attitudine davanti alle nuove sfide, appartiene a quella dimensione del diritto ecclesiastico che riguarda l'ascolto del governo e il rispetto dello Stato per il libero autonomo configurarsi religioso degli individui e delle comunità. Il secondo segmento, quello del buddismo altro, del buddismo fuori dall'UBI, riguarda quell'ampiezza del fenomeno religioso, anche all'interno di una tradizione, rispetto alla quale nessun soggetto confessionale può detenere il monopolio. Naturalmente la questione è complessa e delicata, e tuttavia direi che in un paese in cui la Chiesa Cattolica non ha potuto vantare un monopolio rispetto al cristianesimo, questo principio sia un principio, almeno tendenzialmente, almeno generalmente, fondamentale. Allora, la parte della ricerca sul buddismo altro anche nelle sue strategie istituzionali, fino all'intesa con la Soka Gakkai, appartiene a quella dimensione del diritto ecclesiastico che riguarda il rispetto dello Stato per la pluralità e la molteplicità confessionale. E io direi, in termini di principi normativi, l'estrema cautela dello Stato nel momento in cui la sua azione potesse condizionare la molteplicità confessionale nella direzione di una reductio ad unum non desiderata. Il terzo segmento poi riguarda gli altri credenti, non credenti, la società civile, no? Altro segmento della ricerca. Anche qui è bene ricordare, anzi, questo aspetto della ricerca ci fa ricordare che, per quanto fondamentale nella nostra Costituzione, che le dedica espressamente 5 articoli, la religione non è sola, non è isolata. Chiedendo del buddismo e dei buddisti ai non buddisti, la ricerca ci ha ricordato il fondamentale principio costituzionale che la religione e le confessioni religiose non sono un'isola. La società civile, prima ancora che lo Stato, ha una responsabilità nei loro confronti, e al contempo le confessioni religiose hanno una responsabilità verso la società civile. E questa era la prima implicazione giuridica che traggo dalla struttura della ricerca. Poi c'è una seconda implicazione giuridica che traggo dall'accento della ricerca sulla libertà che emerge dallo sguardo sull'Unione Buddista Italiana al suo interno, quindi ai fattori endogeni che nel tempo e nello spazio l'hanno determinata e continuano a determinarla. La ricerca individua nell'UBI la famiglia di buddisti che esprime, cito, la prospettiva più istituzionalizzata, per differenza rispetto a chi prova sfiducia verso ogni ente istituzionale. Abbiamo sentito prima questo contrappunto da Giuseppe, la domanda di indipendenza dei centri, ma anche la domanda di certificazione dall'alto. L'UBI, in questo senso, è appunto un esperimento istituzionale di organizzazione, di regole, di procedure, appunto, di configurazione del rapporto tra periferia e centro, ma anche rispetto alle attività, anche rispetto alla leadership, anche rispetto ai maestri. Di tale esperimento i ricercatori sottolineano 2 funzioni fondamentali, sembra molto interessante per le implicazioni giuridiche: quella identitaria, così chiamata, e quella riguardante le relazioni con lo Stato, per la quale, Giuseppe, avete parlato di possibilità, cito, possibilità di posizionarsi giuridicamente ed economicamente nelle relazioni con lo Stato, fine citazione. Molto interessante questo abbinamento di giuridicamente ed economicamente. Ora, la plasticità istituzionale dell'UBI richiama, mi pare, quella di un diritto ecclesiastico sempre alla ricerca di un equilibrio tra la strada battuta e le nuove strade da battere, tra la rigidità necessaria a garantire la certezza dei diritti e del diritto e la flessibilità non meno necessaria allo stesso fine. In questo senso l'esperimento dell'UBI e l'esperimento del diritto ecclesiastico sono indispensabili l'uno all'altro.
E questo non è un caso, non è un accidente, perché siamo qui in presenza di un tratto strutturale del diritto ecclesiastico italiano moderno, nato dal cambiamento dello Stato e della Chiesa cattolica, cioè del diritto dell'uno e del diritto dell'altra. Ora, può essere problematico comparare il diritto canonico, inteso il diritto della Chiesa cattolica, con il Dharma, con il diritto buddista, sono categorie che non è facile comparare, però non vorrei che questa difficoltà di comparazione ci privasse della consapevolezza che, come il diritto canonico e il suo cambiamento, anche in questo caso le regole organizzative di condotta dell'UBI, la sua organizzazione, il suo diritto da un certo punto di vista, sono cruciali per il diritto ecclesiastico, che si costruisce in dialogo con esse, come con tutti gli altri diritti religiosi. Questo è anche un patrimonio della nostra tradizione dottrinale, diciamo così, che si deve a sua volta alla sensibilità per il diritto canonico. Quindi il diritto ecclesiastico si costruisce sempre in dialogo con i diritti religiosi, anche alla luce dei problemi posti dai diritti religiosi. Dunque influenza i diritti religiosi, ne è influenzato naturalmente nel rispetto di una laicità dello Stato che non pretende isolare lo Stato dall'esperienza religiosa, ma vuole garantire la libertà dell'uno e dell'altro. Concludo con la terza parte. Dunque la prima implicazione giuridica riguarda la struttura della ricerca, la seconda riguarda l'esperimento istituzionale dell'UBI come esperimento di libertà, e ora ci occupiamo di una terza implicazione che ho definito le sfide, che corrisponde a quelli che la ricerca definisce i fattori esogeni di modellazione. Il primo fattore è, ci torniamo, l'imprinting cattolico, che può essere compreso come il passato non soltanto del nostro paesaggio religioso, ma anche del nostro sistema giuridico. Non si intende naturalmente il passato nel senso che il cattolicesimo sia destinato in futuro a scomparire, non in questo senso, non è un giudizio sul declino del cattolicesimo, ma sicuramente quel cattolicesimo, diciamo così, ha strutturato il diritto ecclesiastico in questo senso, il passato. E quindi la sfida in proposito è quella di salvaguardare il patrimonio di diritti e libertà. Ho notato che nella ricerca avete usato il termine radici, quindi il patrimonio di diritti e libertà che derivano da quell'imprinting, a cominciare proprio dal rispetto, dal valore dell'autonomo determinarsi dei credenti e della loro comunità, per cui la Chiesa Cattolica ha lottato nei secoli, certo in forme diverse, con posizionamenti diversi rispetto alla libertà di tutti. La libertas ecclesiae rivendicata contro l'impero ovviamente non è la libertà religiosa moderna, però è da quel patrimonio che nasce quello che oggi riconosciamo come un valore. Vi sono tuttavia anche condizionamenti anacronistici da cui è necessario che lo Stato si liberi rispetto a quell'imprinting, riguardanti forse la mentalità, un certo paternalismo e anche e soprattutto la pretesa di cui ha fatto le spese o comunque con la quale ha dovuto confrontarsi la stessa Unione Buddista, per la quale confessioni che non sono chiese dovrebbero per lo Stato organizzarsi come tali. Il secondo fattore riguarda la trasformazione del religioso tra questi fattori esogeni. Si può ricorrere in proposito al termine di spiritualità, no? Adesso sul termine spiritualità mi pare che la ricerca da un lato abbia riscontrato una sua qualche marginalità, però i benefici spirituali poi ci sono nella ricerca, quindi questo termine può comunque aiutarci. E questo termine ci sfida fondamentalmente, è stato detto, rispetto alle definizioni, le distinzioni tra filosofia e religione, scienza e religione, religioso e secolare, costitutive di una certa definizione della religione e tuttavia superate nell'esperienza qui studiata, sicché comprendiamo proprio dalle traiettorie dei buddisti italiani l'alternativa che sfida il diritto ecclesiastico in tutte le sue componenti, in tutti i suoi attori, che è quella tra rimanere ancorato a distinzioni e definizioni sempre più superate nella società, oppure, come è avvenuto e continua ad avvenire per il buddismo, a sperimentare ulteriormente. E infine, tra le sfide, il terzo fattore esogeno che riguarda quello che avete chiamato l'ethos della contemporaneità, l'autorevolezza etica, insomma, le grandi sfide globali.
Qui naturalmente vengono evocati nuovi modi di dialogare e collaborare tra soggetti diversi sul territorio, nel paese, ma anche, aspetto molto importante della ricerca, nei flussi globali. Pensavo ai leader dei centri formati all'estero, no? Voi mostrate bene anche alcune particolarità legate a questa formazione. Quindi il diritto ecclesiastico è sfidato anche, forse soprattutto, in questo senso, nel senso di una domanda religiosa che viene insieme ai flussi globali di persone, idee, influenze, capitali, merci e servizi. Si comprende dalla ricerca, cioè dal dinamismo buddista, come le implicazioni giuridico-istituzionali del religioso riguardino una radicale ridefinizione dell'orizzonte su cui si colloca il rapporto tra Stato, confessioni religiose, le confessioni tra loro e tutti gli altri soggetti, soprattutto quando il religioso è chiamato ad occuparsi, e questo è un mutamento straordinario, di ambito operativo, addirittura di sviluppo sostenibile, di ambiente, di sopravvivenza dell'umanità. Dunque, i tre fattori esogeni modellano il buddismo italiano, ma modellano anche il diritto ecclesiastico italiano. Poche righe di conclusione a questo punto. La ricerca sembra in qualche modo avere allora un duplice valore giuridico-istituzionale, descrittivo e normativo. Quello descrittivo certamente racconta e tenta di interpretare un mutamento religioso che è anche un mutamento del diritto ecclesiastico, di cui la storia giuridica del buddismo italiano è ormai parte integrante, ma racconta anche un mutamento delle domande rivolte al diritto ecclesiastico. Questa è una sfida enorme, un mutamento delle domande che viene insieme a quello che è stato descritto poc'anzi come mutamento delle istanze socioculturali, Giuseppe ha corretto, più rilevanti. Sul piano prescrittivo, certamente la ricerca offre spunti per decidere, offre principi, offre anche un metodo, diciamo così, e quindi in questo senso invita all'assunzione di responsabilità come quella che si sono assunte, penso meriti di essere sottolineato, l'Unione Buddista stessa come committente e le università, che sono università pubbliche nelle quali si è svolta la ricerca, che è a suo modo già appunto una nota, diciamo così, prescrittiva, normativa, un esempio della direzione verso la quale andare. Quindi un invito all'assunzione di responsabilità ai più diversi livelli attraverso la quale continueranno a cambiare e a cambiarsi il diritto ecclesiastico e i buddisti italiani. Grazie. Grazie al professor Marco Ventura. Se la ricerca mette in luce il dinamismo buddista, sicuramente Ventura ha messo in luce anche il dinamismo del diritto ecclesiastico di fronte, no, ai nuovi diritti religiosi. Adesso, nonostante i suoi impegni parlamentari sempre molto intensi, ci ha raggiunto il presidente del gruppo Fratelli d'Italia al Senato, il senatore Lucio Malan, a cui diamo subito la parola. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Questo è sicuramente io ho sentito una sola relazione, ho trovato estremamente interessante, purtroppo mi sono perso le altre per impegni concomitanti, ma credo che abbiamo con questo evento abbiamo una visione molto interessante. Ormai 12 anni dalle intese con l'Unione Buddista, che ha segnato un passaggio importante, perché in quella fase furono le prime intese stipulate al di fuori del filone giudaico-cristiano, e è stato un passaggio importante nell'ambito proprio di questa libertà religiosa che è fortemente radicato nella nostra Costituzione, una cosa che non tutti sanno, che era già nel trattato di pace firmato dall'Italia con gli alleati, che gli alleati, tra le condizioni che imponevano, e meno male che ce l'hanno imposte, ce le saremmo imposte da soli probabilmente, però intanto c'erano tra le condizioni, c'era quella di garantire la
la libertà religiosa, che è un aspetto fondamentale e che impone anche la definizione di che cosa è religione. Infatti ho visto il primo punto di questa esposizione era proprio andare al di là della definizione. A volte è molto difficile trovare una parola che copra tutte le varie realtà che adesso da qualche anno, naturalmente non tutte, vedo lì un esponente di una delle religioni che non ha ancora un'intesa, che hanno avuto un'intesa o comunque sono fortemente presenti in Italia. È un aspetto fondamentale, a me è sempre stato un tema che mi è molto caro, essendo valdese. Io ricordo, non per ovviamente direttamente, ma per tradizione familiare, che la generazione dei miei bisnonni non poteva studiare in Italia, ove mai ne avesse la disponibilità, perché i valdesi non potevano accedere agli studi, non potevano accedere a tutta una serie di professioni se non nell'ambito della piccola enclave valdese, e dunque, come dire, è stata vissuta dai miei antenati in modo molto forte. Oggi la situazione in Italia è diversa, è garantita dalla Costituzione, ma è importante avere un quadro, capire quali sono ancora i passi che si devono fare e appunto passare a una visione ampia che non abbia più, spesso semplicemente per l'abitudine. Ricordo che si racconti di pastori valdesi che andavano a predicare, diciamo, a diffondere l'Evangelo in giro, che arrivavano i carabinieri, li arrestavano e gli chiedevano: ma come mai li avete arrestati? Parlavano del Vangelo. Diceva: ma perché li avete arrestati? Perché non erano preti e dunque non lo facevano in buona fede. Pensavano: solo qualcuno può fare quello, e non avevano molto assorbito il gesto. Ma parliamo ancora del dopoguerra, cioè non parliamo del 1800. E si tratta di capire che la realtà è variegata, che la libertà di tutti è garantita quando c'è la libertà di ciascuno. Per cui grazie per questo, per aver tenuto, e sono molto contento che il Senato ospiti anche questo importante evento. Grazie per avermi dato l'opportunità di prendere brevemente la parola, e spero che appunto questo convegno sia un passo ulteriore verso una consapevolezza della varietà delle fedi che ci sono nel nostro, e già questa è una parola che non si attaglia probabilmente alla luce di quanto abbiamo appena sentito, però appunto non è facile dire la parola, vari modi di affrontare, ecco, di porsi di fronte alla vita, e che la libertà in questo settore è fondamentale. Quando c'è la libertà religiosa tende a includere tutte le altre, quando non c'è tende a far morire tutte le altre. Ecco perché è particolarmente importante difendere ed essere pienamente consapevoli. Grazie ancora. Grazie al senatore Lucio Malan, che ci invita a vedere la libertà religiosa per cercare di coglierne la visione sempre più ampia rispetto alle sfide di oggi, rispetto a come sta cambiando la società, la percezione, l'immaginario, la stessa ricerca di senso della vita. Adesso diamo la parola a Cesare Zucconi, segretario generale della Comunità di Sant'Egidio, che ci parlerà in particolare dei rapporti tra la Comunità di Sant'Egidio, i cristiani e i buddisti dell'Unione Buddista Italiana. Grazie innanzitutto al presidente Scianna per l'invito. Io non sono un giurista, non sono un sociologo, non sono un prefetto, sono uno storico, ma non è questa la prospettiva del mio intervento. Infatti vorrei soprattutto forse evidenziare la collaborazione di questi anni tra l'Unione Buddista Italiana e la Comunità di Sant'Egidio, anche se vorrei dire qualche cosa su questa ricerca, che è una ricerca molto interessante, direi offre uno spaccato della società italiana oggi e poi anche della diversità religiosa e direi del rapporto con la religione. Ecco, è vero che viviamo in società secolarizzate, però questo non significa che la domanda religiosa non esista, anzi direi quello che vediamo anche noi come comunità ecclesiale
e che cresce la domanda religiosa, magari essendo noi in società sempre più individualiste, anche la domanda religiosa tende un po' a individualizzarsi, ma credo che è opportuno cogliere, diciamo, le domande vecchie e nuove dei mondi religiosi e del rapporto con la religione, anche per porsi la questione di come rispondere, diciamo, a queste domande, che credo crescano anche con la crescente insicurezza, la crescente paura anche di fronte allo scenario internazionale, ecco, che ovviamente ci coinvolge tutti. Io non parlerò qui della partecipazione agli incontri interreligiosi per la pace che la comunità di Sant'Egidio organizza annualmente, quelli cosiddetti dello spirito di Assisi, nati da Giovanni Paolo II nel 1986, che vedono una collaborazione e l'incoraggiamento a collaborare tra mondi religiosi e non solo per la pace, ma anche per il bene di tutti. Vorrei menzionare tre sfide sulle quali abbiamo collaborato, diciamo, che sono quelle della pandemia, la questione umanitaria in Ucraina e i corridoi umanitari. Condividiamo una convinzione, mi corregga il Presidente se sbaglio, cioè, per usare le parole di Papa Francesco, che siamo tutti sulla stessa barca e che quindi tutto ci riguarda. E effettivamente quello che emerge anche dalla ricerca, questa attenzione al discorso della pace, della giustizia sociale, è qualcosa che ci coinvolge tutti, perché la risposta alle tante crisi del nostro tempo non è voltarsi da un'altra parte o rassegnarsi quasi celebrando un culto dell'impotenza, ma affrontarle insieme e cercando nuovi alleati di fronte a queste sfide. Allora io penso alla pandemia. Non devo qui descrivere diciamo i tanti aspetti tragici della pandemia. Naturalmente la pandemia ha colpito in modo particolare la realtà degli anziani, e degli anziani anche soli o degli anziani istituzionalizzati, ma penso anche a tutto il mondo delle persone senza dimora, che abbiamo visto in quei mesi crescere la fame nel nostro paese, proprio per la difficoltà di avere aiuti. Ma allo stesso tempo abbiamo visto anche crescere la solidarietà, cioè vedere anche tante persone disponibili a dare una mano, ad aiutare. Ricordo solo per esempio la nascita del hub vaccinale a Roma, a Trastevere, che grazie a un accordo con l'allora commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il generale Figliuolo, ci ha permesso di vaccinare circa 30.000 invisibili, se vogliamo definirli così, persone che sarebbero rimaste fuori dalla campagna di immunizzazione, le persone più povere o appunto le persone senza dimora, eccetera. E da questo hub poi è nato un presidio permanente sanitario con tantissimi specialisti che danno una mano a titolo gratuito, come lavoriamo noi tutti, per visite specialistiche a persone che hanno difficoltà di accesso al servizio sanitario pubblico, persone spesso isolate, ecco. E quindi si è creato, diciamo, da questa crisi della pandemia anche un percorso nuovo, virtuoso, che permette anche di aiutare tante persone. L'altro fronte di collaborazione, sarò sintetico, io ho preparato un intervento ben più lungo, ma insomma vedo qui i tempi si riducono, è quello della crisi umanitaria in Ucraina, di questa terribile guerra, come sappiamo, scoppiata ormai da 2 anni, e Sant'Egidio dal 91, quindi dall'anno dell'indipendenza, dall'Unione, con lo scioglimento
dell'Unione Sovietica all'indipendenza dell'Ucraina, è presente nel paese con diverse comunità di ucraini che operano anche loro, come tutti noi, per i più poveri nel paese. E, la nostra risposta come Sant'Egidio, anche con il sostegno dell'Unione Buddista Italiana, alla guerra è stata quella della solidarietà, quindi dell'andare incontro al bisogno delle tante persone colpite dalla guerra, con un'attenzione particolare agli anziani, ai malati, ai disabili e ai minori. In questi due anni abbiamo distribuito aiuti per un valore di 23 milioni di euro, grazie al sostegno di molti donatori e al lavoro di migliaia di volontari delle nostre comunità in Ucraina. E questo è un fatto molto importante, così come l'aiuto, sottolineo un dramma nel dramma, che è quello di chi è malato nella guerra. Penso per esempio a tutto il discorso dei dializzati che improvvisamente non avevano più le strutture per la dialisi e che rischiavano di morire, e che abbiamo portato in vari paesi europei, non solo in Italia, dove hanno potuto proseguire la dialisi. E questo è un fatto importante. Questa generosità che abbiamo trovato ci ha permesso appunto di raggiungere e aiutare tante persone, anche se evidenzio qui una certa stanchezza, non solo nel nostro paese ma anche in altri paesi, per quanto riguarda il sostegno all'aiuto umanitario in Ucraina. Ecco, quella generosità che c'era nei primi mesi sta diminuendo, e questo ovviamente però a fronte di una guerra che continua e di una crisi umanitaria che continua. E io credo che l'aiuto umanitario sia un aspetto fondamentale dell'aiuto alla resistenza del popolo ucraino, quindi va continuato. Ci sono due forse categorie di persone particolarmente sfidate dalla situazione della guerra, e penso in particolare, se ne parla poco, ma i bambini e gli adolescenti che non frequentano più la scuola da tanti anni, prima con la pandemia, adesso invece con la guerra. Si calcola che circa il 35% dei bambini ucraini presenta sintomi della sindrome da stress post-traumatico e il rischio di una diffusione di malattie mentali tra i minori è enorme. C'è poi tutta la popolazione degli anziani. Gli anziani non sono pochi in Ucraina, sono il 24% della popolazione, gli over 60, diciamo. Ecco. E questo si dice che è viene definita the oldest humanitarian crisis dagli osservatori internazionali, proprio per il larghissimo coinvolgimento di anziani nella guerra, spesso che rimangono anche nelle loro zone, nelle loro abitazioni, magari distrutte anche nella parte est del paese. Il terzo fronte su cui abbiamo collaborato è quello dei corridoi umanitari e quello delle migrazioni. Voi conoscete, il programma dei corridoi umanitari, che ormai ha qualche anno di vita, è diventata nel frattempo una best practice che ha permesso di salvare molte vite umane, migliaia di vite umane, ma soprattutto di creare un modello per un accesso legale e sicuro a persone vulnerabili che fuggono dalla guerra, che hanno spesso come unica possibilità quella di rischiare la vita in mare. Quindi creare un processo e un programma legale e sicuro. Ecco, vorrei sottolineare che questo programma dei corridoi umanitari è un programma ecumenico e interreligioso, nel senso che è nato dalla collaborazione con le chiese protestanti italiane, con i valdesi, che poi si è allargato
man mano anche appunto alla collaborazione, penso ai buddisti, penso ai musulmani, penso agli ebrei e ai tanti che piano piano hanno anche sostenuto questo programma che appunto permette di salvare vite, molte vite umane, che vede questo, forse questa peculiarità, innanzitutto diciamo questo salvare le vite umane, ecco, quindi permettere percorsi legali e sicuri, un programma che non ha costi per lo Stato, ma che i costi sono interamente sostenuti dalle organizzazioni promotrici, ma direi qui c'è anche un plusvalore, che è quello del fatto che l'accoglienza di chi arriva è fatta dalla società civile, quindi da famiglie, parrocchie, associazioni, organizzazioni, con un criterio di accoglienza diffusa, quindi non la concentrazione di gruppi in un luogo, ma diffusa su tutto il territorio. E questo approccio permette anche un'integrazione molto rapida e efficace, no? Se una famiglia accoglie una famiglia, i bambini vanno subito a scuola e gli adulti vengono aiutati a imparare la lingua e si cercano percorsi lavorativi, lavoro di cui peraltro, come dire, lavoratori di cui peraltro in Italia c'è un grandissimo bisogno, e questo va a vantaggio di tutti. Ecco, questi percorsi sono stati aperti dal Libano, soprattutto per i siriani, dall'Etiopia, per chi viene dal Corno d'Africa, dal Pakistan e dall'Iran, per gli afghani, e anche alcuni programmi speciali, come per esempio l'evacuazione dai lager libici di molte persone. Anche recentemente sono arrivate quasi 100 persone dalla Libia. Sono tutti programmi svolti in collaborazione con il governo italiano, in particolare con il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Esteri, che va avanti con i vari governi che si sono succeduti. Credo che è un modello di cui l'Italia anche è orgogliosa, diciamo, che mostra anche una risposta concreta in questo lavoro sinergico tra società civile e istituzioni. Ecco, questo per dire molto brevemente alcuni campi di collaborazione, ma soprattutto per dire ancora un grazie per l'invito, per questo lavorare insieme, che è sempre più importante davanti alla complessità del tempo che stiamo vivendo. Ecco, mettersi insieme e lavorare insieme, fare rete, questo credo sia sempre più importante, quindi grazie. Grazie a Cesare Zucconi per il suo contributo. Mi fa venire in mente subito una domanda che vorrei fare al portavoce del gruppo di docenti universitari che ha curato e preparato la ricerca, il professor Jordan. Ecco, perché abbiamo ascoltato in modo approfondito tanti aspetti relativi appunto allo stare nella vita, nel rapporto con lo spirituale, il religioso, per quanto riguarda in particolare, ecco, le persone che fanno riferimento all'Unione Buddista Italiana e al buddismo più in generale. Ecco, uno dei temi che in qualche modo è stato richiamato è stato il dialogo interreligioso, sottolineando proprio come questa analisi sul buddismo in Italia fa emergere una tendenza molto favorevole a questa prospettiva, alla costruzione di questa prospettiva. Ecco, quanto c'è in questa ricerca la parola fraternità, la parola chiave fraternità, che è diciamo una delle questioni, per esempio, che sollevava Zucconi, perché di fronte alle grandi sfide mondiali e locali che abbiamo vissuto e che vivremo certamente nel nostro paese, prima sono state citate tre di queste sfide: la pandemia, la sfida della guerra, la sfida dell'immigrazione. Ecco, noi sappiamo che, è stato ricordato prima, le religioni non possono essere
diciamo, confinati in un'isola, né si possono autoconfinare in un'isola, perché i problemi che viviamo sono comuni, la condizione di vita che viviamo è comune, e tutti insieme, no, siamo in qualche modo obbligati ad affrontare le grandi sfide personali, spirituali, sociali, esistenziali, politiche. Ecco, quanto c'è di fraternità nella percezione che gli studiosi del rapporto hanno individuato in questa ricerca? Rispondo subito alla domanda, che peraltro è molto specifica, cioè se lei mi chiede quante volte compare la parola spiritualità su 317 interviste, io devo risponderle: non lo so, nel senso che noi dovremo andare a vedere quante volte il lemma compare. E se è interessato andiamo a vederlo, si analizza il contenuto delle interviste e le do la risposta. Però colgo, come dire, il senso un po' più ampio della domanda, e cioè il ruolo giocato dal dialogo interreligioso all'interno del rapporto tra le religioni e tra le religioni e la sfera pubblica. Ora, questa è una relazione rilevantissima. A Padova siamo capofila di uno studio insieme con l'Università di Torino, sempre l'Università Cattolica di Milano e l'Università di Firenze, di uno studio sul dialogo interreligioso a livello dei comuni in Italia. Questa è un'esigenza, ormai l'attore pubblico chiede che le religioni si siedano attorno a uno stesso tavolo e dialoghino, questo per esigenze di convivenza e di inclusione. Però ciò che è rilevante in questa sede evidenziare è che il dialogo interreligioso è, come dire, la posta in gioco prettamente religiosa del dialogo interreligioso è rilevantissima, nel senso che le religioni devono ripensarsi nel momento in cui si siedono attorno a un tavolo. Questo ha delle conseguenze notevoli, non solo per la capacità di dialogare, cioè di mettersi a dialogare su qualcosa, questo è un tema rilevante, su che cosa si dialoga quando si fa il dialogo interreligioso. Qualche volta l'impressione è che arrivare a un tavolo sia già un obiettivo e tutto finisca lì, mentre si fanno delle cose, abbiamo sentito prima che si fanno delle cose nel dialogo interreligioso. Ma c'è un elemento, vorrei dire, più rilevante: le religioni, a partire dal dialogo interreligioso, devono ricomprendersi, perché nessuno più ha il monopolio di questa relazione. Addirittura, quando è l'attore pubblico che organizza questo tipo di dialogo, pone tutti allo stesso livello. Più spesso in Italia stiamo scoprendo è la Chiesa Cattolica che si fa promotrice di questo tipo di dialogo, e ovviamente i rapporti di forza, da un punto di vista proprio meramente sociologico, cambiano. E il buddismo su questo si è dimostrato, come dire, questo tema del dialogo interreligioso è un tema per il buddismo Ubi in Italia. Questo è rilevato sia da parte di chi è buddista, ma è riconosciuto anche da parte degli italiani che vedono nel buddismo una forza, ecco, di pacificazione. Ecco, questo qua un po' in termini di fraternità bisogna andare a vedere, non so neanche se la parola compaia nel rapporto, così a memoria la parola fraternità forse compare una volta, vado proprio, non lo conosco a memoria, sono 300 pagine, collegato all'ambiente, quindi sentirsi in fraternità con tutti gli esseri. Però, ripeto, va dimostrato anche questo, bisogna trovare se c'è questo collegamento, e non compare senz'altro nei termini forse che intendeva lei. Per quanto riguarda le 300 interviste, chiederemo a Stefano Sbalchiello, che avete visto prima nella foto, che faccia partire la macchinetta che analizza i dati e fa venire fuori quante volte la ricorrenza fraternità c'è. Grazie. Ecco, trovo molto interessante che appunto in questo momento anche storico, no, di tensioni, di polarizzazioni, emerga dalle parole del professor Giordan nella considerazione dei dati della ricerca questo elemento che
Certamente chi vive il buddismo in modo pieno conosce molto meglio di me, che riguarda appunto la forza di pacificazione che prima veniva evocata proprio dal professor Giordano. Ecco, questo secondo me oggi è molto importante e sicuramente è uno degli elementi che aiuta di più a creare le condizioni del dialogo e di cui appunto abbiamo bisogno, perché credo che nella nostra società italiana e internazionale la contaminazione che può nascere positivamente da forze di pacificazione è una realtà da implementare veramente strategica. Ecco, io a questo riguardo vorrei chiedere a Tortorella, al professor Ventura e Cesare Zucconi, no? Andando verso la conclusione di questo incontro, ecco, quanto di vitale dal loro punto di vista emerge da questo rapporto? La mia impressione, ad esempio, è che emerga la vitalità del mondo religioso e in particolare attraverso l'analisi del buddismo italiano, dell'Unione buddista italiana, credo che si fa strada proprio in una realtà di secolarizzazione, sicuramente, che è un processo che è cominciato già da moltissimi decenni e che continua nei suoi aspetti anche a volte sorprendenti. Resta il fatto che le religioni mantengono, e guardando il buddismo in particolare ne abbiamo una conferma, mantengono oggi anche nella sfera pubblica una grande vitalità che può chiaramente aiutare quella che, diciamo, gli studiosi chiamano coesione sociale, no? Che è uno dei grandi obiettivi anche delle Nazioni Unite e di tutti i programmi, no? Gli obiettivi, no? Dell'agenda 30-40, no? del nostro sviluppo mondiale. Ecco, un altro nome secondo me della coesione sociale potrebbe essere quello della fraternità, che certamente aiuta ad affrontare tutte le grandi sfide che ci troviamo di fronte. In ogni caso, ecco, questo rapporto credo che, almeno per quello che è emerso questa mattina, aiuta ad evidenziare questa vitalità che è foriera sicuramente di nuove prospettive. E vorrei chiedervi a voi, ecco, quali prospettive vedete a partire, ecco, da questa visibilità, vitalità del ruolo pubblico anche delle religioni nel nostro paese. Velocemente, parola coesione sociale rientra proprio nel lessico proprio dell'attività delle prefetture, il Ministero dell'Interno ovviamente declinato in prefetture sul territorio, come sapete, e dialogo interreligioso. Nelle prefetture c'è il tavolo per il dialogo interreligioso ormai da un bel po' di anni, c'è anche al Ministero, ma ora mi riferivo un attimino alla parte local, che va sempre presa in considerazione perché l'Italia è fatta di tante realtà geografiche, quindi il dialogo interreligioso si può declinare in vari modi in base anche alle sensibilità temporali che ci sono nel nostro paese. Quindi il Ministero dell'Interno e le prefetture sono soggetto di riferimento e coordinamento proprio per il dialogo interreligioso, a dimostrazione della imparzialità poi di tutti gli attori e gli stakeholders che stanno al tavolo del dialogo interreligioso. Quindi, pur riconoscendo il discorso del cattolicesimo e quant'altro è stato detto, non lo ripeto, ma come Stato, quindi come rappresentanti del governo sul territorio, le prefetture e i prefetti sono proprio propulsori di questi dialoghi in momenti ciclici, perché le problematiche che riguardano il Paese Italia sono tante e sono varie. Coesione sociale è un'altra parola chiave della nostra mission istituzionale. La coesione sociale è sotto tanti profili, ma quale leva più importante se non quella della sensibilità delle religioni e quindi dello spirito e dell'approccio religioso variegato, ma che consente di caratterizzare la poliedricità della nostra società, nella parola coesione religiosa e coesione sociale, quale miglior modo? E volevo concludere con una riflessione che mi veniva in mente poc'anzi. E tutto sommato questi approfondimenti, lo studio di cui stiamo parlando e quant'altro ci consentono intanto di capire e comprendere meglio e da dentro
vista da fuori e vista da dentro, perché questo studio ci consente di vederlo in maniera bipolare, la storia, la vita del buddismo dall'interno e dall'esterno, quindi questo è interessante, quindi capire e comprendere, quindi conoscere, e poi avere il coraggio di tirare fuori, tra virgolette, il meglio di, cioè i valori, i principi etici che poi sono alla base di qualunque religione del nostro pianeta. E poi una parolina forse banale, però ci tengo a dirla: la coerenza nel comportamento quotidiano di ciascuno di noi, indipendentemente dall'afflato religioso che ci spinge, o sotto altri aspetti filosofico, che è un'altra cosa, come dicevo prima. La coerenza, che sembra una parolina banale, scontata, ma la coerenza nei comportamenti, che non può essere però se non figlia di conoscenza, di comprensione, di approfondimento e trasposizione poi nella quotidianità, che sia il lavoro apparentemente meramente burocratico di una prefettura, piuttosto che di altri settori, ma dico solo apparentemente burocratico, la coerenza nei comportamenti, perché questo è il segnale, l'insegnamento che secondo me tutte le religioni possono, devono e dovranno sempre più in questo momento storico sul nostro pianeta trasferire a noi stessi, che non siamo ancora anziani, diciamo così, per tornare a prima, ma soprattutto, non voglio usare le parole trite e ritrite, le giovani generazioni, chiunque, il cittadino del pianeta deve avere degli esempi, dei punti di riferimento che sono conoscenza, comprensione e coerenza. Grazie. Ventura. Sì, la vitalità ci interroga, secondo me, a partire da oggi, a partire dall'esperienza buddista, anche in senso opposto a quello che ci ha occupato stamattina, nel senso che abbiamo analizzato la vitalità del buddismo in termini di plasticità, di adattabilità, di reinvenzione, di soggettività, ci intendiamo, insomma, come dire, è tutto un modello di apertura. Credo che dobbiamo interrogarci rispetto alla vitalità di fenomeni religiosi oggi che abbiano invece caratteristiche diverse, se non addirittura opposte, e questo ci interroga profondamente, nel senso che da un certo punto di vista la proposta del buddismo è facile anche per le istituzioni italiane, tutto sommato, anche da un punto di vista globale, perché tutto sommato il buddismo globale non ci presenta le sfide che ci presentano altri fenomeni religiosi globali, come opinione pubblica intanto, perché sono associati a paesi che l'opinione pubblica sente, come dire, meno minacciosi, e poi qui anche di nuovo per le istituzioni. Finché il buddismo non venisse associato con una diplomazia religiosa della Cina, ma non è naturalmente in caso, adesso pensavo agli amici induisti e, come dire, a un inizio di percezione preoccupata della diplomazia religiosa del governo indiano, ad esempio. Questo ancora forse l'opinione pubblica non lo percepisce, però ecco, questo da un punto di vista del carattere di fenomeno globale, ma soprattutto credo che la domanda riguardi proprio religioni vissute in risposta a domande profondamente diverse rispetto a quelle di cui abbiamo parlato stamattina, per cui una forza strutturante dell'istituzione religiosa, del capo religioso, come dire, l'immagine di stamattina rovesciata, ecco, il chiaroscuro, il negativo di quello che abbiamo sentito stamattina, una non riflessività, diremmo noi esperti. Una ricaduta fondamentale in termini di negativo e positivo proprio sulle ultime conseguenze che ci ha mostrato Giuseppe. Cioè, come dire, è questo che da un certo punto di vista è rassicurante e motivante del buddismo e non lo è invece di altre vitalità religiose, quella della logica dei diritti all'interno della sfera pubblica e della propria religione
inesperienze religiose che invece si configurano, ripeto, proprio nella loro vitalità, per riprendere il termine del nostro moderatore, in opposizione a questa logica qua, in opposizione ad una logica dei diritti, internamente alla confessione e rispetto alla sfera pubblica. Questo penso che sia un grande interrogativo, e allora ecco, la capacità del buddismo di entrare in contatto anche con queste forme così lontane potrebbe essere, come dire, mentre lo Stato pensa alle sue sfide, guardo al prefetto, dal punto di vista delle religioni che hanno invece la loro vitalità altrove, altrimenti riuscire ad entrare in contatto con queste altre vitalità potrebbe essere una chiave, potrebbe essere cruciale. Zucconi. Ma diciamo, io forse aggiungerei a vitalità anche il termine crisi, cioè vedo qui anche una contraddizione, nel senso che è vero che c'è una vitalità, ma è anche vero che c'è una forte crisi dei mondi religiosi. Adesso non sto qui a fare gli esempi, dico, ma in termini di partecipazione, in termini di vocazioni, anche per esempio la crisi della trasmissione generazionale, cioè cosa fanno i giovani? Questo adesso per dire, cioè da una parte io riprendo anche il discorso che avevo fatto all'inizio, la domanda religiosa c'è e non è certamente diminuita, anzi. Però è vero che forse occorre come dire, rimettersi in ascolto della nostra società e delle domande che ci sono, anche religiose, anche per cercare magari risposte nuove. Ecco, chiaro che tutto questo è molto, come dire, in fieri, in divenire, insomma, però in questa ricerca, in questo senso, offre uno spunto anche ad allargare ad altre ricerche, perché effettivamente è qualcosa che dobbiamo capire meglio, cercare di capire meglio. Sul tema, come dire, della coesione sociale e il discorso della pace, ma sicuramente io credo che le religioni abbiano una grande funzione di coesione per quanto riguarda la coesione sociale. Io credo che una funzione del dialogo interreligioso è proprio quella di aiutare i mondi religiosi ad uscire dall'autoreferenzialità, che è una grande tentazione dei mondi religiosi, e non solo se pensiamo alla crescita dei nazionalismi, degli etnicismi nel nostro tempo, no? Quindi questo senso dell'autoreferenzialità o dell'essere un noi contro qualcuno, eccetera. E quindi il dialogo religioso ha sicuramente questa funzione, in fondo anche l'intuizione iniziale di Giovanni Paolo II nell'incontro di Assisi, che fu un fatto storico, partiva dalla constatazione che le religioni hanno una, come dire, una funzione pacificatrice, sono chiamate, se sono autentiche, a pacificare, ma possono essere anche benzina nei conflitti. Quindi il problema è anche attraverso il dialogo come sostenere diciamo la vocazione alla pace, alla pacificazione dei mondi religiosi. Beh, poi questo sarebbe un discorso da continuare per altre ore, però. Grazie. Il dialogo interreligioso rimane centrale. Jordan, quale prossima ricerca? Allora, questa domanda non me l'aspettavo, però mi alza una palla che è facile schiacciare. Allora, parto da quello che ha detto Marco. Noi non sappiamo nella pratica, è stato evocato anche prima, non sappiamo nella pratica che cosa gli italiani pensino della diversità religiosa. Cioè noi non sappiamo nulla della percezione sociale, non della libertà religiosa in astratto, delle conseguenze concrete della libertà religiosa, di ciò che la gente fa in seguito alla libertà o mancanza di libertà religiosa.
La rivendicazione di diritti per rapporto alla sfera pubblica è abbastanza decifrabile, pur con tutte le sfide che abbiamo sentito, ma la rivendicazione di diritti all'interno della propria tradizione religiosa è molto più complessa ed è un altro tema da studiare. Quindi ciò che manca alla prossima ricerca dovrebbe essere, sarà, sulla percezione sociale della libertà di religione. La percezione sociale sulla libertà di religione, che cade in asse con il tema della sociologia della libertà di religione, un tema relativamente nuovo, tra l'altro. Quindi ho risposto in maniera chiara, se c'è bisogno vado più nel dettaglio, ma basta così. Grazie davvero per l'occasione. Bene. E con questa prospettiva noi ringraziamo per l'attenzione tutte le persone che hanno partecipato a questo incontro. Vi auguriamo una buona giornata e arrivederci a presto. Grazie.